Ciao ragazzi, come sapete da qualche giorno è disponibile al download la nuova versione di Android Honeycomb 3.2, per ora disponibile solamente per Motorola Xoom Wi-Fi, i Motorola Xoom americani. Noi vi faremo vedere come si affetta l'aggiornamento, quali sono le principali novità di questa versione. Innanzitutto vediamo. L'aggiornamento è veramente molto piccolo, 15,9 MB, scaricabile via OTA, via Wi-Fi. Le principali novità sono il supporto a nuove risoluzioni più basse di quelle per i tablet da 10,1 pollici, supporto a nuovi chipset diversi dal Tegra 2. Aggiornamenti dell'applicazione Movie Studio, nuovi widget e il supporto alle applicazioni non native Honeycomb per allargare la finestra. Vi spiego di cosa sto parlando. Ci sono per esempio applicazioni per Honeycomb che non sono state sviluppate con l'SDK appunto di Honeycomb e quindi si vedono diciamo in finestra, come per esempio questo gioco. E Android 3.2, la nuova versione di Honeycomb, dovrebbe essere in grado di allargare la finestra e di portarlo a tutto schermo. Detto questo, andiamo ad effettuare l'aggiornamento. Ok, l'aggiornamento è appena terminato. Andiamo a vedere se è stato eseguito con successo. Vediamo la versione di Android, che è la 3.2. Adesso vediamo se l'applicazione di cui vi parlavo prima si vede ancora in finestra o a tutto schermo. E vediamo. Come vedete, l'applicazione è stata estesa allo schermo intero. Questo era uno dei problemi principali di Honeycomb, perché le applicazioni non native venivano visualizzate in una finestra, lasciando ai bordi uno spazio fastidioso nero, e adesso vengono portate in modalità tutto schermo estesa. Ovviamente il risultato, come potete vedere, spixella un po' il video, ma c'era da aspettarselo perché ovviamente stiamo parlando di un'applicazione sviluppata su risoluzione 800x480, cioè risoluzioni da smartphone, e viene allargata a 1280x800, quindi spixella un po'. Problema parzialmente risolto, quindi andiamo a vedere adesso se effettivamente funziona l'SD card, che era un altro dei grandi problemi del Motorola Xoom. Come vedete, adesso l'SD card non è inserita. Andiamo a inserirla. Finora ricordo che il Motorola Xoom è uscito a marzo 2011, siamo a luglio e non ancora aveva il supporto alla SD card. Come vedete, viene montata correttamente e ci mostra lo spazio disponibile. Andiamo a vedere sul nostro file Explorer se effettivamente è lì. Ovviamente, eccola qui, SD card. E qui ci sono tutte le nostre cartelle. Quindi aggiornamento che sarà molto gradito per gli utenti Xoom, per ora solo quelli americani. Noi che abbiamo comprato il tablet in America lo possiamo scaricare e possiamo godere di Android 3.2 sul nostro Motorola Xoom. A breve sarà disponibile per tutti gli altri tablet. E non dimentichiamoci che c'è sempre Honeycomb in arrivo per HTC Flyer, che è uscito con Gingerbread e che presto, presumibilmente, verrà aggiornato ad Honeycomb.
Con questo è tutto, un saluto da Luca di Android Geek.